Un saluto a tutti gli amici di appsparadise.it. Io sono Sergio e quest'oggi siamo in compagnia dell'Alcatel OneTouch Idol 3 versione da 4.7 pollici, lo smartphone reversibile utilizzabile per telefonare sia da un lato che dall'altro. Eh sì, eccolo qua il nostro Alcatel OneTouch Idol 3. Non perdiamo tempo, iniziamo dunque subito a vederlo dal punto di vista estetico. Questo smartphone è realizzato completamente in materiali plastici, risulta però essere un bel dispositivo. Infatti a vederlo risulta essere molto ben rifinito, cosa comunque importante tenendo conto che è comunque un dispositivo di fascia medio-bassa. Abbiamo comunque sia nel retro una plastica che sembra quasi spazzolata con una texture spazzolata, e inoltre le dimensioni lo rendono davvero facile da poter essere tenuto in mano senza particolari problemi. Nella parte frontale notiamo sostanzialmente una sorta di simmetria nel dispositivo, poiché sia nella parte superiore che inferiore abbiamo le stesse dimensioni di stacco dal display e abbiamo per entrambi la possibilità di poter andare a visualizzare uno speaker e i microfoni sia nella parte superiore sia inferiore, e proprio questo rende questo dispositivo reversibile, poiché potremmo anche andare a sfruttarlo per andare sostanzialmente a telefonare sia da un lato che dall'altro in modo indifferente. Inoltre anche l'intera interfaccia ruoterà di conseguenza quando andremo a utilizzare il dispositivo, magari togliendocelo dalla tasca. Un aspetto che contraddistingue questo dispositivo è che è una cosa che non avevo mai visto in realtà io da uno smartphone, e devo dire è comodo, poiché spesso ci capita anche di utilizzare il dispositivo al contrario, soprattutto con questo Alcatel, e non ce ne rendiamo davvero conto. E al punto di vista di gestione dei pulsanti, abbiamo il pulsante per andare a sbloccare il dispositivo qua sul lato sinistro, subito sotto abbiamo lo slot per andare a inserire la SIM o l'SD oppure le due SIM, dipende dalle versioni, ma di questo aspetto ne parleremo dopo. Sull'altro lato abbiamo il bilanciere del volume, intanto andiamo ad accendere lo smartphone. Nel lato superiore abbiamo il jack audio da 3.5 mm, sotto abbiamo un microfono di soppressione dei frusci, che abbiamo ovviamente anche dall'altro lato, e lo slot per andare a inserire la porta micro USB per andare a ricaricare il dispositivo. Dal punto di vista invece di scheda tecnica, è un dispositivo dotato di un display da 4.7 pollici, risoluzione HD, quindi 1280x720 pixel. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 410 da 1.2 GHz quad core, 1.5 GB di memoria RAM, dipende dalle versioni 8 memoria espandibile o da 16 GB dual SIM memoria non espandibile e GPU Adreno 306. Il display, come già anticipato, in questa versione è da 4.7 pollici, risoluzione 1280x720 pixel IPS, con una densità di pixel per pollice di 312 pixel per pollice. Nella parte frontale abbiamo una camera da 5 megapixel, qua possiamo vederla, abbiamo qua il sensore di luminosità e subito a sinistra abbiamo sostanzialmente un LED che indica le notifiche. Nel retro una camera da ben 13 megapixel con stabilizzatore digitale che registra comunque video fino a 1080p, abbiamo ovviamente l'NFC, abbiamo il GPS e LTE fino a 150 megabit per secondo, e una batteria che non si può estrarre da 2000 mAh. Prima di iniziare dunque a vedere il dispositivo, vi parlo proprio molto molto rapido dal punto di vista delle dimensioni. Vi ho già detto che è un dispositivo tascabile, molto semplice da portare in giro, però vi dico solamente i numeri: 134x65x7,6 mm di spessore, 110 grammi, davvero sottilissimo, è davvero anche molto leggero da tenere in mano, un dispositivo davvero molto ma molto tascabile, e diventa sempre più difficile trovarlo ai tempi d'oggi, poiché la media dei dispositivi ormai hanno un display di 5 pollici, mentre questo è compatto con un display un po' più piccolino, il che ci fa davvero davvero piacere. L'interfaccia del dispositivo è Android alla versione Android quasi stock, alla versione 5.0.2 al momento. Ho ricevuto proprio pochi giorni fa un aggiornamento e dovrebbero arrivarne anche altri, segno che Alcatel sta curando al momento questo smartphone. Abbiamo però qualche piccola modifica dal punto di vista dell'interfaccia, come qualche sostanzialmente icona è sostanzialmente cambiata dal punto di vista estetico. Abbiamo qualche gesture che è stato inserito, come il doppio tap per andare a bloccare il dispositivo e anche un doppio tap per andare a sbloccarlo, è davvero molto interessante. In più abbiamo la possibilità qua di poter andare a vedere alcune applicazioni
andare ad attivarle in modo rapido, come la possibilità di poter scandire un codice QR, andare ad aggiungere un contatto, scattarsi un selfie, ad esempio. Aspetti davvero molto comodi e la personalizzazione di Alcatel diciamo che non è molto invasiva, ma è il giusto per rendere l'esperienza di Android un po' più completa. Infatti, tutta la varia gestione di sfondi, widget non è cambiata, abbiamo il solito app drawer, abbiamo però molte applicazioni preinstallate da Alcatel, vi faccio vedere. Queste sono sostanzialmente le applicazioni che io ho installato, mentre queste qua sono tutte le applicazioni che troviamo all'interno del dispositivo. Dunque sono davvero tante le applicazioni che installa Alcatel e per un utente medio in fin dei conti non avrà neanche quasi la necessità di dover andare a scaricare particolari applicazioni se non qualche giochino. Di conseguenza dobbiamo segnalare questo fatto che Alcatel inserisce davvero tante applicazioni e personalizza ovviamente alcune applicazioni di sistema e potremo ovviamente anche eliminarle, dunque un aspetto molto positivo. All'interno della home, con uno scorrimento verso sinistra, potremmo anche andare a vedere Alcatel One Touch Stream. Se scorriamo verso l'alto avremo la possibilità di poter vedere il meteo del posto dove siamo al momento, abbiamo la possibilità di poter andare a visualizzare qualche notizia, poter gestire tutti i nostri appuntamenti nel calendario, applicazioni consigliate o sfondi selezionati, potremmo anche andare a modificare anche l'ordine. Una cosa un po' carina, non ha forse molto senso secondo me, nel senso che non è che l'apprezzo tanto, però c'è. Andiamo dunque subito su YouTube, volevo farvi vedere un video per farvi vedere il display di questo dispositivo. Eccolo qua. Andiamo un attimino ad abbassare un po' il volume e volevo proprio farvi vedere questo display. Il display è un'unità decisamente molto, ma molto bella, i colori sono anche, risultano essere abbastanza accesi e la densità di pixel per pollice, come già detto in precedenza, è di 312 pixel per pollice, che fa sì che questo display risulti un display molto leggibile, molto visibile sotto la luce solare, ha degli ottimi angoli di visione, come potete vedere, purtroppo avendo sostanzialmente molti riflessi, è difficile farvelo vedere. Fidatevi di me, ha degli ottimi angoli di visuale, si vede bene sotto alla luce del sole. In più, i colori sono decisamente molto, ma molto interessanti, secondo me. Dunque, è un aspetto che io devo promuovere. Uscendo, volevo farvi vedere anche la densità di pixel per pollice, che non si scorgono affatto, secondo me, i pixel andando a vedere il dispositivo, ovviamente non da pochi centimetri dalla videocamera, ma ovviamente notando normalmente andando a utilizzare il telefono. Ecco, da questo punto di vista è un display che mi sento assolutamente di promuovere. Gli speaker sono situati in entrambi i casi qua nella parte frontale, superiormente e inferiormente, infatti abbiamo una simmetria di questo dispositivo. E proprio restando su YouTube, volevo farvi sentire la mia solita canzone di test per farvi rendere conto della qualità di questi speaker. Andiamo ad alzare il volume. Come avete potuto sentire, l'audio è decisamente molto alto. Però non solo l'audio è alto, quindi mi soddisfa, ma anche la qualità dei due speaker. Infatti è una qualità in realtà davvero molto, ma molto interessante, sicuramente superiore di qualsiasi smartphone che potete trovare sostanzialmente in questa nella fascia di prezzo del quale è questo dispositivo. In più, all'interno nella sezione dell'audio potremo andare a abilitare o disabilitare la funzionalità JBL per andare a fare una equalizzazione, se così possiamo dire, della musica. E proprio legandomi a questo, volevo parlarvi delle cuffie in confezione che avete visto nell'unboxing. Sono cuffie in-ear di JBL che suonano secondo me, ma aspetta, qualcosina di meglio in realtà, però suonano secondo me leggermente sopra la media di tutte le cuffie che troviamo solitamente negli smartphone, dunque un aspetto decisamente positivo, tutta la parte relativa a
relativa a questo, relativa all'audio di questo smartphone. Usciamo e andiamo ad aprire subito Chrome, che è il browser inserito in questo dispositivo. Abbiamo anche il browser stock. Volevo subito farvi vedere Chrome perché secondo me funziona sostanzialmente meglio Chrome rispetto al browser stock. Come già detto, abbiamo un Qualcomm Snapdragon 410, abbiamo 1,5 GB di memoria RAM e fa sì che questo smartphone in realtà giri abbastanza bene. È uno smartphone abbastanza fluido in quasi tutte le occasioni, infatti il sistema operativo è sempre molto fluido, ve lo faccio vedere dopo appena uscito da Chrome, e infatti Chrome, come potete vedere, funziona bene. Questo qui, il Corriere della Sera, è un sito sostanzialmente pesante e abbiamo ogni tanto qualche leggera scattosità, però, come potete vedere, se la cava secondo me molto bene. Vedete, la navigazione nella pagina avviene senza particolari rinunce, come potete vedere. Usciamo, andiamo rapidamente proprio nel browser stock per farvi vedere le prestazioni di questo browser. Andiamo a scrivere corriere.it. Attendiamo il caricamento e andiamo a impostare la visualizzazione del sito in modalità desktop. Attendiamo ancora qualche istante. Intanto vi colgo l'occasione per segnalarvi che all'interno della tendina delle notifiche, che è sostanzialmente identica a quella che abbiamo in Lollipop, abbiamo la possibilità di poter andare a abilitare o meno la reversibilità, ovvero la possibilità di poter sfruttare il dispositivo sia da un lato che dall'altro, come avevo anticipato prima nell'introduzione di questo dispositivo. Come potete vedere, il browser stock anche in questo caso si muove abbastanza bene, non mi voglio dilungare in molto, però. Comunque, in entrambi i casi i due browser si muovono bene in entrambi i casi dal mio punto di vista. Vedete, come potete vedere, il sistema è decisamente fluido. Vedete, dal punto di vista di gestione, facendo scorrimenti più o meno veloci, come potete vedere, si muove anche molto bene. E anche andare ad aprire e chiudere applicazioni in contemporanea. Comunque sia, possiamo notare che abbiamo una buona reattività generale. Nell'utilizzo quotidiano risulta essere uno smartphone che mi ha convinto. È sempre abbastanza fluido in quasi tutte le operazioni che va sostanzialmente a fare. Passiamo ora invece nella parte fotografica. Nel retro, come vi ho già fatto vedere, abbiamo un sensore da 13 megapixel. Andiamo subito ad aprire la fotocamera, che è stata personalizzata dal punto di vista estetico. Infatti, scorrendo da sinistra verso destra, avremo tutta una serie di impostazioni che consistono nella possibilità di poter sfruttare una modalità automatica, l'HDR panoramica, possibilità di sfruttare una modalità manuale che consiste nel poter gestire gli ISO, poter gestire tutti altri vari aspetti, come anche gestione della luminosità ambientale, che questo è un aspetto che non fa sostanzialmente mai male, possibilità di poter gestire anche uno scanner foto in timelapse e bellezza del viso. Le foto vengono di 10 megapixel in 16 noni, mentre di 13 megapixel in 4 terzi. La velocità dal punto di vista della messa a fuoco e anche dal punto di vista della velocità di scatto non è affatto male. Infatti il dispositivo mette a fuoco davvero con grande rapidità, e anche gli scatti secondo me vengono in modo molto ma molto molto rapido. Proprio per farvi vedere qualche scatto che ho effettuato, come potete vedere abbiamo effettuato degli scatti con o senza HDR, dunque assolutamente niente male. È una fotocamera che, per il prezzo al quale viene proposto questo smartphone, secondo me è un'ottima fotocamera. Ovviamente, quando noi pensiamo a 13 megapixel, magari pensiamo a fotocamere da top di gamma. Ovviamente non è paragonabile a un top di gamma, però per il prezzo al quale viene proposto, le foto che propone questo smartphone sono decisamente di qualità molto ma molto valida. Infatti la fotocamera se la cava molto bene in molti campi. Forse quando c'è troppa luminosità tende un po' troppo, diciamo, a bruciare le foto, ma a parte questo aspetto è una camera che mi ha soddisfatto molto, davvero molto buona le foto. Parlando invece di cam frontale, abbiamo una cam frontale da 5 megapixel. Questa camera ha un'apertura focale decisamente niente male, e anche gli scatti vengono abbastanza bene. Dunque, dal punto di vista fotografico, non possiamo in alcun modo, diciamo, criticare questo aspetto.
La batteria, come già anticipato, è da 2000 mAh. Abbiamo la possibilità di poter andare a sfruttare il solito risparmio batteria presente in Lollipop, che possiamo attivare automaticamente certi livelli di batteria, però sostanzialmente vi posso dire che non ci sarà quasi mai la necessità. Infatti questo smartphone, con un utilizzo medio, può anche garantirvi un giorno e mezza senza particolari problemi. Se il vostro utilizzo è invece abbastanza intenso, comunque sia sempre dopo cena riuscirete sempre ad arrivare con questo smartphone, nonostante la piccola batteria da 2000 mAh. Quindi davvero un applauso secondo me ad Alcatel per come ha reso la durata della batteria di questo dispositivo, che mi ha soddisfatto decisamente molto. Davvero un'ottima durata della batteria. Siamo arrivati quasi alla conclusione, parliamo però di parte telefonica, poiché stiamo comunque sia parlando di uno smartphone. Abbiamo ovviamente l'LTE su questo dispositivo, dal punto di vista di qualità telefonica è decisamente molto buono. Sentiamo molto bene sia dalla capsula superiore che dalla capsula inferiore, indistintamente l'audio è molto buono, e ci sentono anche molto bene dall'altra parte. Dal punto di vista di presa di campo, secondo me è decisamente nella media, dunque un dispositivo che anche da questo punto di vista mi sento di confermare. Siamo davvero arrivati alla conclusione di questo video e parliamo dunque di prezzo. Questo Alcatel One Touch Idol 3 versione da 4.7 pollici viene proposto ad un prezzo di listing di 249€ per entrambe le sue versioni. La versione che ho ricevuto in test è la versione con 8 GB di memoria integrata, espandibile tramite microSD, mono SIM. Esiste una versione, sempre per lo stesso prezzo, con 16 GB di memoria integrata, dual SIM, però non espandibile tramite microSD. Io mi sento assolutamente di consigliare la versione da 16 GB, poiché al momento 8 GB risultano essere davvero pochi su Android, soprattutto tenendo il fatto che non tutte le applicazioni possono essere spostate sull'SD, e avremo circa 4.74 GB disponibili per l'utente, che sono davvero molto pochi, davvero un peccato. E il difetto più grande di questo smartphone, l'archiviazione interna per quanto riguarda la versione da 8 GB. In conclusione però le altre critiche che devo segnalare sono un sensore di luminosità automatica non sempre precisissimo, infatti quando siamo diciamo al buio con poca luminosità tende facilmente a non essere preciso, infatti alcune volte capiterà che la luminosità automatica venga sparata al massimo senza particolari motivi, che è un peccato, mentre il secondo aspetto sta nel doppio tap per andare a sbloccare il dispositivo, che con l'ultimo aggiornamento è decisamente migliorato, quindi davvero un applauso ad Alcatel da questo punto di vista, poiché in precedenza era un po' un problema riuscire a sbloccare il dispositivo, però è rimasto un problema relativo alla sensibilità di questo sensore, poiché in tasca tende a sbloccarsi molto facilmente in modo erroneo. Parliamo però ora dei pro, che sono davvero davvero molti. Abbiamo come pro sostanzialmente un bel design, e il fatto che possiamo utilizzarlo sia da un lato che dall'altro potrebbe essere un aspetto secondario, però in realtà è davvero molto ma molto comodo. In più abbiamo un bel design, abbiamo un buon display, e per la fascia di prezzo al quale viene proposto questo dispositivo, la parte relativa all'autonomia, relativa alla fotocamera e relativa all'audio sono uno dei migliori dispositivi per quanto riguarda questi aspetti. In più abbiamo una buona reattività di sistema e un sistema operativo che è personalizzato, secondo me il giusto. Detto questo, io mi sento assolutamente di consigliare questo smartphone, soprattutto in virtù del fatto che già adesso al momento questo dispositivo viene venduto a prezzi inferiori rispetto al suo prezzo di listino, proprio dalla stessa Alcatel su Amazon viene proposto attorno ai 200€. Noi penso che sostanzialmente nei prossimi mesi il prezzo si tenderà ancora ad abbassare, e proprio per questo motivo io reputo questo smartphone al momento uno dei migliori dispositivi che possiate trovare con queste caratteristiche attorno ai 200€. Mi sento assolutamente di consigliarvi però la versione da 16 GB di memoria integrata. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fin qua. Fatemi sapere se le conclusioni fatte con la cam frontale vi piacciono, così potete anche capire un altro aspetto in più del dispositivo. Io ringrazio molto Alcatel e ringrazio voi per essere arrivati fin qua in questo video. Un saluto da Sergio per appsparadise.it. Ciao!